Preferito fare un video al volo con il telefono per far prima e non dover fare troppo montaggio. Vedo riguardo Deployer o Daployer, che è un piccolo progetto di Internet of Things a cui sto lavorando, che consiste in Raspberry, in questo caso il modello 1 perché io ho questo e va benissimo, con una serie di LED, due pulsanti che sono diversi, uno serve a spegnere l'apparecchio e l'altro ad eseguire. E poi un buzzer per il suono e tre LED che fanno capire lo status, oltre a uno schermo che in questo screen vedete che ha due righe, ma in realtà ne è quattro. Quindi vi faccio vedere al momento come ci sto lavorando, perché è una domanda che mi viene fatta e preferisco rispondere con un video che è molto più semplice. Allora, ci troviamo di fronte a un Raspberry, potete vedere qui collegato, con i LED che al momento non sono attaccati come tascheva perché mi interessano alla fine, perché vorrei prima fare il motore, ovvero il lanciatore di script. Perché il concetto è questo: è un sistema che io posso, tramite uno schermo, come vedete qui, vedere gli script che sono disponibili, e tramite questo tastierino numerico collegato via USB, digitare il numero, premere invio, lanciarlo, richiedere una password, scorrere utilizzando più o meno, ad esempio, e tutto questo lo sto facendo programmando un driver USB tutto mio per interfacciarmi i vari pulsanti del tastiere numerico come voglio. Quindi, come ci sto lavorando? Il Raspberry è collegato via internet, come vedete in questo caso con un cavo Ethernet. Mi ci collego via SSH al computer, che è questo qui, e come vedete qui c'è una cartella con i file su cui sto lavorando. Questa cartella in realtà sembra locale, ma in realtà è dentro Raspberry, che avete visto poco fa. Come vedete, ci sono diversi file in Python che sono le varie classi, e qui sto programmando. Il codice lo trovate tutto su GitHub, poi ci sarà il link. E di qua ci sto lavorando sul terzo monitor a disposizione. Sto lavorando. Come vedete, qui c'è un po' di codice. Allo stato attuale sto sistemando l'esecuzione dello script. Quindi, come funziona? Beh, adesso io qui in quest'altra sono in una shell, quindi un terminale in cui sono dentro al dispositivo, come potete vedere. E quindi adesso cosa faccio? Sono dentro la cartella e lancio il comando. Se mi ricordo tutto bene, allo stato attuale lo script viene eseguito, richiede un po' di tempo e, come vedete, scrive della roba. Parte il buzzer come programmato e scrive l'elenco di script che sono disponibili. Questi sono file realistici che sono dentro una cartella e io, quando premo il tasto più, dovrebbe andare alla pagina successiva. Al momento crasha perché non ho finito l'implementazione. E come vedete, questo è un Raspberry che funziona, tutto programmato in Python, molto semplice. E ci vediamo piano piano che lo finisco e fornirò maggiori dettagli sul progetto.